parto con una domanda. Quando conviene il free cooling? Uno dei trend, come spiegavo in un altro video, legato al risparmio energetico, è quello di utilizzare, abbinati ai gruppi frigoriferi per i raffreddamenti di processo industriale, dei sistemi di free cooling. Cosa sono? In pratica, quando dobbiamo raffreddare un processo industriale con acqua, ad esempio, a 15 gradi, è inevitabile la scelta di un gruppo frigorifero, di un chiller, che ci consenta di raffreddare l'acqua a queste temperature durante tutto l'arco dell'anno. È evidente che durante la stagione invernale ottenere acqua a 15 gradi è possibile anche con sistemi di scambio diretto, ovvero dry cooling o free cooling, delle batterie di scambio, dei grossi radiatori ventilati che consentono di raffreddare l'acqua. Ma è sempre conveniente? Beh, direi che dipende da due fattori importanti. Primo, la latitudine di installazione dell'impianto. Secondo, la temperatura dell'acqua fredda che serve al nostro impianto industriale. Partiamo dal secondo punto. Ammettiamo di avere un impianto che necessita di acqua raffreddata a 15 gradi. Ebbene, acqua raffreddata a 15 gradi vuol dire che durante la stagione estiva dobbiamo per forza utilizzare un gruppo frigorifero. Ma durante la stagione invernale, o comunque quando la temperatura ambiente scende sotto i 10 gradi centigradi, con un normale dry cooler possiamo ottenere acqua a 10 gradi, con un notevole risparmio energetico dovuto al fatto che con un dry cooler avremo sempre e comunque l'energia di pompaggio dell'acqua, sempre e comunque l'energia dei ventilatori, quindi di ventilazione, ma si fermano completamente, quindi possiamo risparmiare completamente l'energia dei compressori. Per farvi un esempio, diciamo che su una macchina da un centinaio di kilowatt, 100.000 calorie, per farla in numeroni, parliamo di compressori che valgono 30 kilowatt di corrente elettrica assorbita all'ora. A questi 30 kilowatt dobbiamo andare ad aggiungere l'energia di pompaggio, quindi la pompa che fa circolare l'acqua refrigerata, e i ventilatori della condensazione. Nel momento in cui la temperatura ambientale scende sotto i 10 gradi, noi possiamo spegnere i 30 kilowatt e lasciare la pompa in funzione, i ventilatori in funzione. Chiaramente capite che il risparmio energetico è importante. E chiaramente tutto questo è rapportato alle potenze termiche che ci servono. Ovviamente, se la temperatura dell'acqua che ci serve non è più 15 gradi, ma è ad esempio 10 gradi, l'intervallo di tempo nel quale possiamo utilizzare un dry cooler si accorcia. Perché? Perché ci serve avere almeno una temperatura ambientale di 5 gradi. È evidente che durante la primavera queste temperature non le abbiamo, durante l'autunno nemmeno, le avremo in inverno e magari non durante tutto l'inverno, di conseguenza bisogna cominciare ad analizzare il ritorno di investimento di un dry cooler e capire se effettivamente vale la pena installarlo oppure no. Spero di essere stato chiaro. Buona giornata, grazie.